Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV, secondo giorno della Leopolda con i fuochi d'artificio. Dalla chiusura netta di Italia Viva ad ogni possibile accordo con il PD, sentiremo un'intervista esclusiva realizzata da Chiara Valentini con Matteo Renzi, fino alle polemiche per il mancato arrivo di Nordio che era atteso nel tardo pomeriggio. Ci colleghiamo con Chiara Valentini dalla Leopolda che ci racconta tutto. Chiara, a te la linea. Sì, buonasera, grazie Claudio. Oggi, come tradizione nella Leopolda, il secondo giorno è stato quello dei tavoli tematici in mattinata, ma anche dei panel con moltissimi interventi dal palco. Si è parlato di intelligenza artificiale, economia, lavoro, istruzione, umanesimo, sanità. Tutti argomenti, specialmente quest'ultimo, che saranno al centro della campagna elettorale per le europee, per le quali Renzi, lo ricordiamo, si presenterà in tutte le circoscrizioni. È una sfida difficile perché Italia Viva sostanzialmente si presenterà da sola. Continue sono state durante tutta la giornata le punzecchiature al governo, esplicite anche stamattina in un fact-checking delle proposte con cui Meloni si era candidata alla guida del paese, ovviamente tutto realizzato in chiave, nessun annuncio realizzato, è finita 2 a 10, si va dall'uscita dall'euro al blocco dei flussi migratori e alle misure contro l'evasione fiscale. Ma come dicevi, il tema della giornata è stata la giustizia, soprattutto perché al panel previsto nel tardo pomeriggio a cui doveva partecipare il ministro della giustizia Nordio insieme al costituzionalista Sabino Cassese, Nordio non si è presentato, lo aveva confermato in mattinata, invece poi non è venuto. Ho l'impressione che la Leopolda continui a far paura, ha detto Renzi, che si dice convinto che una parte di Fratelli d'Italia non condivida la proposta del ministro di giustizia e anche di Crosetto, per dire la verità, di una commissione d'inchiesta parlamentare sugli accessi abusivi. Insomma, stiamo parlando del tema del giorno a livello nazionale, l'inchiesta della Procura di Perugia sul dossieraggio, commissione che comunque avrà l'appoggio di Italia Viva. Renzi ha parlato anche di pezzi dello Stato che hanno paura che venga fuori la verità e di pressioni ricevute ha parlato anche Maria Elena Boschi, che ha aggiunto: il primo dossieraggio di Stato è avvenuto proprio qui alla Leopolda nel 2019 ai danni di Italia Viva. È questo il modello che ci ha portato dal 41 al 4%, ha chiusato Renzi dal palco strappando gli applausi forse più fragorosi della giornata. Alla fine del caso dossieraggio ha parlato solamente il costituzionalista Sabino Cassese, che ha sottolineato come la magistratura ormai manchi davvero di indipendenza, ma che in generale in Italia non si rispetti più la separazione tra i poteri, che si corrode davvero la democrazia. Domani è la giornata di chiusura, solamente in mattinata chiuderà Renzi intorno all'ora di pranzo, sarà una mattinata probabilmente dedicata comunque alle europee. Ha già annunciato Renzi che nel suo discorso farà un annuncio destinato a far discutere, vedremo di cosa si tratterà. Non è escluso, e queste sono le voci che giravano oggi alla Leopolda, che possa presentare anche una sorta di nuovo simbolo, qualcosa in cui venga richiamato il centro per quanto riguarda le europee alle quali Italia Viva appartiene. Difficile comunque che l'annuncio riguardi Firenze, sono diciamo tramontate ormai almeno per il momento le ipotesi di un'alleanza con il Partito Democratico, sul fronte le bocce sembrano davvero ferme. Io però desidero sentire proprio ai nostri microfoni Matteo Renzi su questi argomenti che vi ho accennato, poi la linea può tornare a te. Senatore, è una corsa in solitaria, all'Europea, a Firenze, qual è la sfida più difficile? Quella più bella, quella di riportare la gente a appassionarsi di politica. Noi qui siamo alla Leopolda, come accade ormai da 15 anni, 12 edizioni, e troviamo comunque la sala piena, tante persone che vogliono partecipare. Cosa vuol dire? Che la gente ha voglia di starci. Questo a Firenze significa scegliere Stefania Saccardi. Una donna che non fa le multe per fare cassa, una donna che non utilizza i soldi del contribuente per fare lo stadio che invece deve fare il privato, una donna che non ha mai consentito che morisse qualcuno di freddo a Firenze o che ci fossero le occupazioni come quella dell'ex Astor, quindi una persona seria. E a livello europeo correrò anch'io mettendoci la faccia e tutto il resto, non solo a Firenze ma in tutta Italia. Col PD è proprio finita a Firenze? Assolutamente sì, ed è finita perché il PD ha cambiato posizione rispetto al passato. Il Partito Democratico di Firenze è il Partito Democratico che fa cassa con le multe. A me questa cosa fa uscire di testa, era uno dei punti fondamentali del mio mandato. Noi non
tassiamo i cittadini, mettendo chi va a 51 su una strada a 4 corsie e lo stanghi con 8 multe di fila consecutive. Perché una cosa è rispettare le regole, altra è tassare la gente. Poi se la butti dal punto di vista della sicurezza stradale, bene, allora questi soldi metteteli sulla sicurezza stradale. O ancora, io dal 2008 che dico che lo stadio si fa con i soldi dei privati. I soldi del contribuente vanno sulle scuole, vanno sui parchi, vanno sugli ospedali, vanno sugli impianti sportivi in periferia se serve, vanno sui teatri, non vanno sullo stadio della Fiorentina. È soltanto una lista di esempi, purtroppo ormai col PD è andata in un altro modo. Il ministro della giustizia sul tema politico attualissimo del dossieraggio, prima sì, poi forse in collegamento, poi alla fine non viene, perché? È molto strano da capire. Lui stamani mattina alle 10.02 ci ha detto ci vediamo alle 18. Evidentemente avrà ricevuto qualche telefonata di qualcuno che non lo voleva far venire. La Leopoldi è un luogo che continua a far paura, però mi dispiace per Nordio, si è perso una bellissima sala. Domani ci è stato detto che concluderà questa edizione col suo solito intervento, ma facendo un annuncio che farà discutere. Non ci può anticipare nulla? Ne parliamo domani. E sentiamole le parole dette ieri sera da Stefania Saccardi, che hanno immediatamente provocato una serie di reazioni nel campo del centrosinistra. Da questo posto, da questo luogo, io riconfermo la volontà di candidarmi insieme a voi a sindaca di questa città. Cari amici e compagni, fatevene una ragione. Noi ci siamo e ci saremo. E di accordi, di trattative, di poltrone, ne parleremo ai ballottaggio, perché lì ci vedremo. Parole inequivocabili quelle che abbiamo sentito dette da Stefania Saccardi sul palco della Leopolda, parole che sembrano mettere la pietra tombale su ogni residua possibilità di accordo tra Italia Viva e PD in vista del voto dell'8 e del 9 giugno prossimi. La prima ad ammetterlo è la candidata del centrosinistra Sara Funaro. Prendiamo atto di quella che è la decisione che hanno preso, ha detto, a margine di una iniziativa in città. Noi già oggi abbiamo una coalizione ampia e solida. Il nostro obiettivo è lavorare nella città con i cittadini per costruire un progetto e una visione per la Firenze del domani, per governare questa città e combattere la destra. Più possibilista resta il presidente della regione Eugenio Gianni. Io con Italia Viva non dispero mai di raggiungere l'accordo all'ultimo momento, le sue parole, che sembrano essere però più un auspicio che una previsione. Il tempo c'è, ha poi aggiunto, ricordando un episodio legato ai primi giorni da presidente della regione. Quando componemmo la giunta che vede Saccardi vicepresidente, dice, la sera mi ero lasciato con Renzi con quella che sembrava una rottura inevitabile. La mattina ci risentimmo alle 7 e Saccardi era in giunta. Ma a gelare le speranze è il commento tranchant di Sinistra Italiana. È chiaro a tutti, meno che a Gianni, che Italia Viva è incompatibile con la sinistra. E sono acque agitate anche all'interno del centrodestra. Il consigliere regionale Andrea Ulmi ha infatti lasciato la Lega per aderire al gruppo misto. Stamani in una conferenza stampa ha spiegato i motivi. Ho provato a dare il mio contributo per cambiare la Lega Toscana dall'interno, ma non mi è stato permesso. Così il consigliere regionale Andrea Ulmi, che ha deciso di lasciare la Lega Salvini Premier e di aderire al gruppo misto, dove si connoterà con il nuovo nome Merito e Lealtà. Una decisione sofferta con la quale, ha detto, voglio dare voce alla protesta. Merito e lealtà perché ovviamente sono due valori che mi sono mancati nel partito. Io vengo dal mondo civico e non è che sono mancati solo nella Lega, probabilmente mancano anche negli altri partiti, ma in questo partito, diciamo, c'è una sorta di cupola che in qualche modo vigila sulle cose che si svolgono anche nei territori. A Grosseto sono state fatte delle cose sbagliate, bastava per ridare dignità ai consiglieri che se ne sono andati di dargli soddisfazione con quello che meritavano, non è stato possibile. A questo punto io voglio portare in regione tutte quelle istanze di sofferenza che in Toscana
sono comparse più volte, perché c'è stata un'emorragia di consiglieri notevole e il partito ha digerito sempre tutto senza colpo ferire. Non è possibile che Salvini faccia e disfaccia attraverso i suoi uomini Ceccardi e Baroncini, di conseguenza un congresso sarebbe possibile, ma non voluto dall'alto in un certo modo, ma veramente dando voce alle istanze territoriali. Questo non è stato possibile, allora io me ne sono uscito. La sanità sarà sempre il mio focus e da qui a un anno e mezzo voglio fare una proposta di legge per riportare le maxi ASL alle ASL provinciali e quindi proporrò anche una raccolta di firme a supporto della mia proposta di legge. E chiudiamo la pagina della politica e torniamo ad occuparci del crollo in via Mariti, il cantiere dell'Esselunga, dove sono morti 5 operai. Ancora non ci sono indagati iscritti nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Firenze. Intanto però stamani i Cobas hanno organizzato un presidio proprio davanti al cantiere per denunciare la pratica dei subappalti. E ancora senza indagati il fascicolo aperto dalla Procura di Firenze per omicidio colposo plurimo e crollo dopo la tragedia nel cantiere Esselunga di Via Mariti, dove il 16 febbraio è crollata una trave che ha travolto 8 persone. 5 operai, un italiano e 4 magrebini sono morti sul colpo, 3 sono rimasti feriti. L'inchiesta prosegue su più fronti. Su quello dei contratti è emerso che i 4 operai magrebini erano assunti in una ditta di Modena, poi distaccati in un'altra in provincia di Bergamo che lavorava in subappalto nel cantiere. Non è ancora chiaro che tipo di contratto avessero e quali fossero esattamente le loro mansioni. La pratica di utilizzare operai distaccati non è illegale, ma, denunciano i sindacati, spesso si porta dietro una scarsa qualificazione professionale. Tra le battaglie portate avanti dai sindacati ci sono in generale quelle sui subappalti. Questa mattina al cantiere c'è stato un presidio organizzato dai Cobas, dei lavoratori in subappalto di Vasari Costruzioni, una ditta che lavora in subappalto in vari cantieri edili, ma che non era tra quelle che lavoravano al cantiere dell'Esselunga. Hanno deciso però di venire qui perché il cantiere, spiegano, è diventato emblematico di come lavorano i subappalti. Assunti con il contratto edile a tempo indeterminato a dicembre, 8 lavoratori, tutti pakistani, non hanno ancora ricevuto stipendi e si sono dovuti acquistare da soli i dispositivi di sicurezza. E Quarata è stato uno dei comuni colpiti dall'alluvione del 2 novembre scorso. Ebbene, ora il sindaco chiede interventi urgenti per mitigare il rischio. Servono almeno 3 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Quarrata, uno dei comuni più colpiti dagli eventi alluvionali d'inizio novembre 2023. A fare il punto della situazione nel corso di una conferenza stampa sono stati il sindaco Gabriele Romiti e il presidente della locale sezione di Legambiente Daniele Manitti. Allora, quando succedono gli episodi come quello di novembre, dove casca 4-5 volte più acqua di quello che era previsto, purtroppo non si può garantire soluzioni certe. Però sa il dovere di rendersi conto che questi eventi atmosferici sono sempre più frequenti, quindi si deve fare il possibile e l'impossibile per mitigare i rischi idraulici. Il progetto di messa in sicurezza idraulica della vasta area interessata prevede la realizzazione di 2 casse di espansione, entrambe da realizzare nel comune di Pistoia, una delle quali, la più importante, nell'area dell'ex campo di volo vicino all'ospedale San Jacopo. Area che però dovrà essere prima bonificata in quanto da anni vi è presente una discarica abusiva di vari materiali. Per questo le amministrazioni comunali di Pistoia e Quarrata sono in contatto al fine di presentare quanto prima alla Regione i progetti esecutivi necessari ad ottenere i finanziamenti. Allora, qui da noi a Quarrata noi abbiamo messo l'attenzione subito dall'inizio di questa amministrazione a nuovi progetti qualcuno ereditato e qualcuno nuovi. Intanto la sistemazione, una situazione da migliorare nella località di Olmi, Cassini, attraverso degli investimenti da parte anche del Consorzio di Bonifica del Genio Civile. In più c'è
La richiesta che noi facciamo alla nostra amministrazione, che è vicina e confinante con noi di Pistoia, di mandare avanti insieme chiaramente, ma se ne sta parlando anche con noi, quelli che sono i progetti che ci riguardano insieme. Si è chiesto proprio al sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, di venire sul territorio quarratino per riferirci di queste due casse che interessano direttamente esclusivamente il territorio quarratino. E torniamo ora a Firenze, perché il presidente della regione Eugenio Gianni ha fatto un sopralluogo al cantiere dell'alta velocità. La talpa sta procedendo a pieno ritmo e saranno rispettati i tempi del cronoprogramma. 10 metri al giorno, ma qualche volta ne può fare anche 13, come altre volte può fermarsi a 7, osservano i tecnici. Di tanto sta avanzando la talpa dell'alta velocità, che ha già percorso 597 metri nel sottosuolo di Firenze. Raggiungerà i 22 metri di profondità, lì si troverà la banchina dei treni. Partita da Campo di Marte, dovrebbe percorrere i 2,4 chilometri che restano fino a Viale Belfiore nei prossimi 8 mesi. Il presidente Gianni ha fatto un sopralluogo proprio alla stazione dove sorgerà la Foster, dal nome del progettista. Dovrebbe entrare in funzione nel 2028, è la previsione di RFI. I tempi di percorrenza tra Roma e Milano scenderanno sotto la soglia delle 3 ore, ha ricordato Gianni, e i convogli dell'alta velocità impiegheranno 6 minuti a uscire da Santa Maria Novella invece dei 14 attuali. Ma soprattutto, ha sottolineato il presidente della regione, verranno liberati binari in stazione per i treni regionali, con grosso beneficio per i pendolari. Inoltre aumenteranno i collegamenti dell'alta velocità che si fermano a Firenze. Ora, nel periodo estivo, sono ben 34 i Roma-Milano che bypassano Firenze per motivi di tempo. Ma la visione di Gianni va oltre l'opera pubblica da 1 miliardo e 200 milioni. Ci saranno, spiega, il People Mover che arriverà a Santa Maria Novella, la nuova stazione circondaria che in superficie servirà per i treni regionali, si fermeranno bus urbani e turistici, a poca distanza c'è già la tranvia. Ma l'area degli ex macelli è grande, dice, e intorno alla stazione progettata da Foster e Arup cosa ci facciamo? Parcheggi, alberghi, centri direzionali, uffici, residenze. Nei prossimi mesi dovrà essere questo il tema del dibattito pubblico, afferma Gianni, che vede tutta una nuova area urbana nel cuore di Firenze. E restiamo a Firenze perché è terminata la pavimentazione di via Faenza fatta con i soldi del PNRR. Grazie a 715.000 euro di fondi PNRR, la centralissima via Faenza è come nuova. Sono terminati i lavori di riqualificazione che hanno riguardato la carreggiata e marciapiedi a raso nel tratto tra via Nazionale e via Cennini, circa 630 metri quadrati di carreggiata e 425 metri quadrati di marciapiede. Tra l'altro l'intervento è durato 334 giorni, 70 in meno del previsto. Questo è un bellissimo risultato, un'altra delle strade del centro ripavimentate con la pietra serena. Sono venuto varie volte su questo cantiere e devo dire che i commercianti hanno avuto pazienza, così come anche i residenti, quelli che sono in questa strada che è per lo più frequentata da turisti, però ci sono ancora tanti fiorentini ed è un bel risultato perché si sta completando tutto l'intervento di riqualificazione di questa area del centro. Se consideriamo le strade intorno al Sant'Orsola, via Guelfa è un'altra di queste, e il tratto di via Faenza è praticamente terminato, tutto il tratto in pietra che va da qui fino a San Lorenzo in pratica è davvero godibile e piacevole, quindi ci auguriamo che tanti fiorentini non solo possano venire a vedere il bel lavoro di questa strada. Siamo ormai vicini all'obiettivo di più di 50 km di strade all'anno riasfaltate e alcune ripavimentate. Ed è finanziato sempre dal PNRR l'intervento, ma stavolta siamo a Prato per fare ex novo il polo scolastico Pier Cironi. Intanto è stata posata la prima pietra. Posata la prima pietra per la realizzazione del nuovo polo scolastico dell'Istituto Comprensivo Pier Cironi, un cantiere finanziato con 16 milioni di euro, di cui 11 milioni dal PNRR, che si concluderà nel 2026.
Il progetto prevede la realizzazione della scuola primaria con 10 aule, 4 laboratori, mensa, spazi polivalenti e biblioteca. Della secondaria di primo grado per 21 aule, 8 laboratori, segreteria didattica, aula magna. E la palestra con spogliatoi e servizi utilizzabili anche in orario extrascolastico. Sono degli atomi un po' attorno a un cosmo, ma sono legati attraverso una pensilina che può essere percorsa dall'utenza e dagli studenti a protezione. Direi che le peculiarità dell'edificio sono la trasparenza, quindi l'interazione tra interno e esterno, e l'estrema flessibilità degli ambienti interni. Oltre a questo c'è da dire che, visto che abbiamo bisogno di fare cantieri in tempi molto rapidi, c'è una struttura in carpenteria metallica che renderà molto veloce lo sviluppo, lo svolgimento del cantiere. Tra le novità per la scuola elementare, progettata per 520 alunni, anche la biblioteca diffusa. A un impegno ci eravamo presi con i ragazzi, gli insegnanti, i genitori, le famiglie di questa zona. Avevamo bisogno di un restyling completo. A Pier Cironi abbiamo deciso di fare qualcosa di completamente nuovo, grazie a fondi PNRR. E l'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche ha ospitato una giornata interamente dedicata alla legalità. Uno Stato di diritto, secondo la nostra Costituzione, vive dell'apporto equilibrato e partecipe di uomini e donna in posizione di parità assoluta fra di loro. Fiorentina di nascita ma di origini lucane, Margherita Cassano è la prima donna a guidare la Suprema Corte di Cassazione, la carica più alta nella magistratura. Nel giorno dell'8 marzo, relatrice presso l'Istituto di Scienze Militari e Aeronautiche a Firenze, ha affrontato i temi della giustizia e del ruolo delle donne nella società, due argomenti strettamente interconnessi. Nessun traguardo è mai acquisito e dobbiamo avere la consapevolezza che se non c'è una costante attenzione, la regressione è sempre dietro l'angolo. E soprattutto raccomanderei loro di perseguire con forza l'indipendenza economica, perché senza indipendenza economica non c'è vera libertà per una donna. La discriminazione significa negazione dei valori consacrati dalla nostra Carta Costituzionale, che sancisce attraverso questi valori il fondamento più profondo della nostra convivenza civile. L'evento, promosso da 4 Rotary Club dell'area fiorentina, si è aperto la mattina ed è stato caratterizzato da un confronto con gli studenti delle scuole del territorio, ponendo al centro l'importanza dell'educazione alla non violenza e del rispetto per la diversità. Se riuscissimo a seminare, a lanciare un seme piccolo di quello che oggi abbiamo fatto e lasciarlo impresso nella società, nelle scuole, nelle persone, sinceramente avremmo raggiunto un grandissimo risultato. Rispetto e gentilezza sono due parole spesso poco usate, però io credo che se noi riusciamo a trasmettere ai nostri giovani, ma dobbiamo trasmetterlo a tutti in generale, i valori del rispetto e della gentilezza nel nostro rapporto, io credo che sarebbe un vivere civile migliore per tutti. E a Grosseto c'è stato un flash mob in piazza Dante per i diritti delle donne. Si sono sdraiate a terra in segno di protesta in piazza Dante le donne che per l'8 marzo hanno aderito a Grosseto alla manifestazione Libere Tutte, organizzata da molte realtà del territorio grossetano per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne. Le promotrici hanno dichiarato di richiamarsi allo sciopero transfemminista annunciato da non una di meno, uno sciopero dal lavoro retribuito ed anche dal lavoro di cura parentale, perché se ci fermiamo noi, hanno ribadito, si ferma il mondo. Abbiamo pensato a come animare questa piazza per questo 8 marzo, perché per noi deve essere un giorno sì da celebrare ma in cui ricordare la lotta e rinnovarla, e quindi abbiamo portato le testimonianze di chi ci ha voluto raccontare la sua storia come donna lavoratrice nel suo rapporto con la maternità e con il lavoro di cura. Questo è quello che abbiamo voluto fare da megafono alle testimonianze di altre donne. Abbiamo deciso come azione collettiva quella di sdraiarci in terra per occupare più spazio possibile, che secondo noi è importante.
importante che le donne inizino a prendersi spazio in maniera simbolica, in maniera pratica, e anche per simboleggiare il fatto che se ci fermiamo noi si ferma tutto. Noi abbiamo toccato molti temi, abbiamo parlato innanzitutto delle molestie sul lavoro, della necessità di rinnovare il rispetto anche da un punto di vista culturale in primis, per poter portare nei luoghi di lavoro dei posti sicuri anche per le donne. Abbiamo parlato della necessità di dare spazio alla maternità, che la donna non sia costretta a scegliere se diventare madre o fare carriera, condividere il lavoro di cura, cercare di introdurre nelle aziende una leadership femminile che si distingue da quella maschile sotto tanti aspetti. Il telegiornale finisce qui, non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo alle 20:45 a tutto gol.